qui nel terzo episodio Sopravvivenza del Boss. Come avete visto nello scorso, abbiamo trovato un passaggio segreto e abbiamo anche trovato questa super villa qua, e oggi la andremo a sistemare per fare in modo che diventerà nostra e anche crearci un sacco di cose bellissime nei prossimi episodi. Raga, abbiamo appena finito l'entrata, l'ingresso è fatta così, è come dire una stradina che passa così, e noi ci camminiamo dentro da arrivare nella nostra casa. Allora, qui dentro noi abbiamo già pulito, cioè abbiamo pulito poco, però qui fuori, anche se non si vede tanta differenza, abbiamo pulito tutto per avere ben pulito. Guardate che roba in confronto a prima. Una talpa! No, dov'è? No, vabbè, c'era una talpa lì, l'hai vista? Sì, l'ho vista. Sì. Raga, il signor Tiziano ci spiegherà un po' come fanno le talpe a fare tutti quei buchi. Allora, voi dovete sapere che la talpa è un piccolo animale e assomiglia tanto al topo, però è diverso. E vive solo sottoterra. Ah. Il suo ambiente è vivere sottoterra. Quindi vive solamente sottoterra, sì, lui? Sì, perché lei sottoterra trova i vermetti, trova le radici e mangia quelle robe lì, e vive quelle robe lì. Bello. Però, insomma, bello, però a volte fa anche, mi fanno tanti mucchi di terra che io dopo devo tagliare l'erba e mi... ecco. E così va bene, dopo... Allora c'è qualcuno che vuole prenderla, e un mio amico ne ha preso una, sai cosa ha fatto dopo? Adesso io ci penso io. E l'ha seppellita sottoterra. Madonna! E beh, vivono sottoterra. Ma lui era convinto... No, è cascata la volpe! Era convinto che seppellì la sottoterra e era un castigo. E invece l'ha seppellita a casa sua. E l'ha liberata. Bello, bello. Va bene, dai. Grazie, grazie. Ecco. Raga, adesso... Se vi dico che stiamo per iniziare a costruire seriamente, vuol dire che stiamo iniziando a costruire veramente, veramente, seriamente. E adesso spero che la serie vi stia piacendo e spero che vi piaccia anche quello che stiamo per fare. Detto questo, vi lascio le costruzioni. Raga, guardate già quanto Andre è riuscito a fare, infatti fa anche la faccia quella... Sì, guarda proprio... tutto io! Che ti vengono fuori! Raga, adesso, dato che abbiamo trovato tutto questo filo spinato, dovremo andare a togliere, cioè più che togliere, storgere tutte le punte, perché sennò ci potremmo fare veramente, veramente male. Dobbiamo cercare di pulire un po' qua. Cos'è quello? No, è un elmo. No, aspetta, cos'è? No, no, aspettate. No, è tipo una pentola. È una vecchia pentola. Guardate, c'è scritto. Oh, venite qui, venite qua. Cosa c'è scritto? 60 circa. C'è tipo scritto se tipo 700. Guarda, ingrandiamo. Sì. E poi questo simbolo cos'è? È una pentola tipo così. Sì, sì, ma questo? No, questo è tipo un cane. È un animale! Cos'è sta roba? È tipo una pentola di quelle che usavano in guerra, sarà? Cioè, guardate qui che roba.
No, vabbè, raga, qui dentro sono messi dei soldati, veramente, guardate, c'è un'altra roba qui, cioè, cos'è sta roba? C'erano dei soldati qui dentro. È grande questo. Oh, che è? C'erano dei soldati qua una volta, Veramente, cioè, guardate. Anche qua! Come? Madonna, ragazzi. Oh, raga, abbiamo trovato un sacco di vetri, guardate roba che c'è. O anche qui, non so se si accorge. Guarda questo. Guarda questo. Ma guardate qui che roba. Quanti sono milioni di vetri. Guardate qua, c'è tipo dell'acqua. Vediamo cosa c'è dentro. Rotta. C'è dell'acqua. Oh, venite qui. Zitta. Guardate cosa c'è qui dentro! Madonna! Che tipo muffa, boh! Ma spero questo video vi sia piaciuto! È il terzo giorno! Se non avete mica visto il primo e il secondo, andateli a vedere! E iscrivetevi, lasciate un bel like, attivate la campanella di notifica per non perdere nessun altro video! Detto questo, bella!